Germanelli, Ruffo, Istrefi, Capraro, Gennari, Cappelli, Mazzarella, D'Agnese, Giurini, Grossi e Cretella a disposizione di mister Giovanni Fargnoli con i numeri dal 12 al 16 e poi dal 18 al 20 Di Vito, Colella, Grossi, Massacesi, De Luca, Rosato, De Arra e Prisco. Una partita fondamentale, dicevamo, perché il Formia ha la possibilità di creare il vuoto nelle posizioni che vanno dal primo al sesto posto per non perdere il treno con le prime, ma soprattutto per staccare proprio l'Atletico Cervaro che a pari punti al settimo posto e all'ottavo con lo Sporting Vodice a 16 punti, sono 20 per il Formia al sesto posto, la possibilità quindi con 3 punti di staccare definitivamente, almeno per questa prima parte di stagione, l'Atletico Cervaro e di portarsi quindi a una distanza di sicurezza dalle posizioni oltre il sesto posto e lanciare quindi per questo rush finale del girone d'andata l'inseguimento alle prime, soprattutto in un turno questo che vedrà le prime squadre, le prime 4 squadre della classifica affrontarsi tra di loro, l'Anitrella che ospita la Mistral e il Monte San Biagio che ospita il Ferentino. Sono proprio le prime 4 squadre di questo campionato, un turno fondamentale, oggi deve arrivare una vittoria. E inizia il signor Ferruzzi di Albano Laziale, dà il fischio d'inizio, il primo possesso è per il Formia, che adesso prova a gestire il pallone con Sar. Entra però in possesso il Cervaro che subito prova questa verticalizzazione. Il Formia che deve fare a meno di Festa, squalificato, Vitale e Maradona infortunati, invece Napoletano che si è accasato alla Maddalonese in promozione campana. Sul lancio in avanti a cercare Zaccaro di testa, l'appoggio per Maresca, si gira bene, lascia un avversario sul posto. Sulla destra finisce giù il giocatore del Formia, per l'arbitro non c'è fallo, la palla rotola oltre la linea di fondo, sarà rimessa per Fabio Germanelli. Saluto dei giocatori del Formia ai propri tifosi proprio qualche istante prima del fischio d'inizio, i tifosi che già hanno cominciato a cantare. Prova ancora il Formia, il pallone che arriva a Lucignano, non riesce però a chiudersi il triangolo. Un contatto e c'è il fallo, il contatto tra Gabrielli e il numero 11 Cretella, c'è stato il fischio, calcio di punizione per la squadra ospite che in completo blu attacca da sinistra a destra dei posti delle schermi, Forma invece in completo bianco da destra a sinistra, retropassaggio su questo calcio di punizione. Se è successo qualcosa, attenzione qui il Formia perde palla in posizione pericolosa, prova a gestire il Cervaro, diciamo ci sono dei numeri personalizzati per il Cervaro, adesso per il buon proseguimento della telecronaca cercheremo di segnarli di assegnarli immediatamente ai giocatori in campo. Tanto gestisce Cretella, spada alla porta, viene fermato con le cattive un giocatore del Cervaro, sarà calcio di punizione, siamo oltre la tre quarti sul settore sinistro del campo, una ottima posizione per cercare un traversone. Salgono le torri, dovrebbe essere Gennari il giocatore con il numero 21, più che altro perché era uno dei giocatori in difesa che resta salito in occasione di questo calcio di punizione, non vedo il numero 5 in campo, c'è un numero 69 da segnare, quindi vi chiedo anche un po' di pazienza, le nostre distinte sono con i numeri classici dall'1 all'11.
Si attende il fischio per la battuta di questo calcio di punizione, il pallone verrà messo in mezzo con il destro, arriva la battuta in questo momento, palla dentro, tenta il colpo sul primo palo, Giurini, esce Avgul a bloccare il pallone. Petronzio, buona la sua verticalizzazione per Raspaolo che avanza, poi il tocco finisce oltre il campo, la rimessa sarà ancora per Germanelli. Primi 4 minuti che se ne sono andati senza grosse emozioni. Battuta profonda, deve anche giocare contro il sole Cretella per cercare di addomesticare questo pallone. Alla fine allarga il braccio, c'è il fallo, calcio di punizione. C'è il 9, c'è il 10, c'è l'11, c'è l'8, c'è il 7, se manca il 6, adesso la mia continua ricerca di assegnare i giusti numeri ai giocatori in campo. Il lancio a destra, combatte Raspaolo, riesce il Cervaro però a disinnescare questa azione, il pallone viene messo sui piedi di Sar, palla dentro a cercare Zaccaro, controlla Cappelli. L'uscita del portiere che rilancia verso Giurini, l'appoggio all'indietro, la pressione dei giocatori del Formia che guadagna una rimessa laterale oltre la metà campo, va a battere Lucignano con le mani, Zaccaro la sponda di petto, cercava Petronzio, si accontenta della rimessa, Davide Rufo. Ancora il pressing che funziona di Maresca. Finisce giù Petrozzo e poi attacca duro in scivolata. L'arbitro ha fatto il gesto di cacciare il cartellino, poi ci ha ripensato e va a parlare con il giocatore del Formia. Dicevamo, il direttore di gara Ferruzzi della sezione di Albano Laziale, i suoi assistenti sono Ferati di Latina e De Lorenzo sempre di Latina. Calcio di punizione, lo batte il capitano del Cervaro. Cappelli in profondità a cercare Cretella, un intervento in acrobazia anche abbastanza rischioso però funzionale, alimenta l'azione d'attacco Rufo, o meglio ci prova, il suo colpo di testa è sbilenco e finisce oltre la linea del fallo laterale. La spizza Petronzio, il pallone diventa buono per Zaccaro, subito la verticalizzazione per Raspaolo, sono queste le armi che il Formia può usare, il tiro di Raspaolo che non finisce lontano dall'incrocio e al settimo minuto del primo tempo è la prima vera azione importante. Per il Formia che attacca con una delle sue armi principali, cioè questa verticalizzazione. I tre d'attacco si scambiano spessissimo per trovare queste tracce sulla linea del fuorigioco e sfruttare poi la propria velocità su queste verticalizzazioni. Rimessa laterale in questo momento per la squadra ospite. Lancio, finisce giù, battaglia, c'è il calcio di punizione, il fallo dovrebbe essere stato commesso da Simone Cretella. Palla profonda verso l'area di rigore, Zaccaro salta, viene fermato in prima battuta, alimenta l'azione d'attacco però il Formia con Lucignano che sventaglia con questo cross cercare qualcuno, trova solamente Germanelli ben appostato. Avanza Istrefi, dovrebbe essere a questo punto il giocatore con la maglia numero 69, non vedo male tra le altre cose che il numero è il 69,
che non vedo il numero 3 ma vedo il numero 7, quindi dovrebbe esserci Pasquale Mazzarella in posizione di terzino sinistro con il 69 Istrefi in avanti. Cercheremo conferme all'intervallo. Lancio in aria, il colpo di testa di Battaglia, la sfiora Sar, la prende ancora Istrefi che la mette in mezzo col mancino, il pallone non sibila lontano dalla traversa. Nessun problema comunque per Avgul che va a raccogliere il pallone, pronto per la rimessa in gioco con questo rinvio. Siamo nel corso del decimo minuto di gioco, 0-0 tra Formia e Cervaro. Formia ha chiamato alla vittoria, a tornare alla vittoria in casa. Sbaglia l'intervento Lucignano, il pallone gli resta sotto e può giocarlo verso Sar, palla adesso a destra per Petronzio e per Raspaolo che lancia Zaccaro, Zaccaro in mezzo, Petronzio era venuto incontro e si perde il pallone. Battaglia protegge l'uscita di Avgul che arriva al limite della propria area di rigore. Battaglia, Sar, ancora Battaglia sulla pressione di Giurini, Pepe, Raspaolo per Zaccaro, gli restituisce il pallone sulla corsia di destra, si mette in mezzo Gennari a mettere il pallone in fallo laterale. Prova a uscire il Cervaro, ci riesce con una buona combinazione sulla fascia sinistra, poi sbagliato l'ultimo tocco, recupera il Formia, Sar. Si gira, serve benissimo Petronzi nella di rigore, Petronzi il tiro murato da Cappelli, ci ha messo un attimo di troppo Petronzio per cercare il tiro, adesso prova poi a mettere il pallone in mezzo col mancino, è debole, controllato dalla difesa del Cervaro che adesso prova a uscire sotto la pressione del Formia che attacca quasi con tutti gli effettivi, ne esce bene però Dagnese. Capraro in avanti a cercare lo scatto di Giurini, ci pensa Battaglia a disinnescare, a mettere il pallone in fallo laterale, guadagna una rimessa in zona d'attacco la squadra ospite che la va a battere Grossi. Capraro in mezzo, lasciano sfilare il pallone tutti, Istrefi direttamente su Avgul che rallenta l'uscita da questa situazione, aspetta che i suoi si schierino. Poi lo va a rinviare il pallone direttamente sui giocatori del Cervaro, nella fattispecie era Dagnese che ha servito Giurini, adesso Grossi, ancora Giurini sul lato per Dagnese, pallone troppo lungo, non ha calibrato bene il passaggio, la rimessa laterale per il Formia che può ricominciare, lo fa male però. Questo pallone scalciato da Gabrielli diventa buono per Cappelli, all'indietro per Fabio Germanelli. Stevo difensore si mette sui piedi di Mazzarella. Capraro venuto addirittura in difesa a giocare Grossi per far girare il pallone. Poi il lancio profondo di Gabrielli per Cretella in netta posizione regolare. Poi tira in porta, segna, ma c'era stato il fischio con largo anticipo del signor Ferruzzi. La segnalazione del guardalinee, calcio di punizione per il Formia. Siamo nel corso del tredicesimo minuto, ancora parità, poche occasioni, pochissime occasioni. L'unica degna di nota è quella di Petronzio, anzi era stato Raspaolo e non è andato lontano dal segnare. Al sesto minuto, al settimo minuto, calcio di punizione intanto per il Cervaro, il fallo commesso da Sar non molto convinto e la chiamata dell'arbitro.
cerca di guadagnare qualche metro, il Cervaro con la battuta di questo calcio di punizione varca la metà campo, si arrabbia Raspaolo, palla dentro, cercare Giurini che finisce giù, l'arbitro non fischia, andrà a dire qualcosa al numero 9 del Cervaro che reo, secondo il direttore di gara, di aver accentuato un contatto. Riparte il form, Avgul si mette sulla sinistra dove c'è Lucignano, lancia Petronzio la palla, sbatte sugli stinchi, la casualità vuole che sul posto ci sia Maresca, serve ancora Petronzio, c'è il fuorigioco, la bandierina alzata, fischia il direttore di gara, calcio di punizione per il Cervaro, peccato, era una buona possibilità guadagnata da Petronzio con il beneplacito di Maresca che aveva raccolto questo pallone vagante. Adesso attenzione al Cervaro che attacca, o almeno ci prova, il tocco di Capraro viene intercettato da Gabrielli, adesso gioca il pallone su Sar, Zaccaro tenta una finezza di prima, non gli riesce, copre Gennari che va direttamente da Germanelli, Lucignano, Pepe avanza in orizzontale, scorre verso destra, poi prova a servire Maresca, il pallone viene intercettato dai giocatori del Cervaro che adesso provano ad attaccare, pallone servito ancora sulla destra a Grossi, poi il fallo e arriva il cartellino giallo per Battaglia, ma c'è la bandierina alzata del guardalinee, nel frattempo c'era probabilmente fuorigioco, l'arbitro chiede scusa probabilmente, ma il cartellino giallo è stato comunque estratto, non penso sia stato un ripensamento dall'atteggiamento almeno di Battaglia, e quindi al quarto d'ora diventa il primo ammonito di questa partita. Punito in ogni caso l'intervento pericoloso, nonostante ci fosse regolarità da parte dei giocatori del Cervaro, in questa occasione fuorigioco, pronto a battere Avgul, questo calcio di punizione sulla sinistra a cercare Petronzio, il pallone giocato da Petronzio, c'è un tocco di mano, calcio di punizione da un'ottima posizione e chiaramente tutti gli occhi sono puntati sul numero 5 maglia bianca che lentamente si avvia verso l'area di rigore, stiamo parlando chiaramente dell'ammonito di poco fa Antonio Battaglia, una vera e propria minaccia per tutte le difese di questo campionato quando si tratta di svettare sui calci piazzati, parte lontano in questo momento, è fuori dall'area di rigore, in area ci sono Zaccaro, Maresca, adesso è arrivato anche Pepe, c'è Petronzio, è arrivato anche Gabrielli, una bella folla. Sar lascia Raspaolo, pallone che filtra, arriva per la fine sul mancino di Petronzio che calcia malissimo, il pallone che esce quasi all'altezza della bandierina. Siamo arrivati quasi al 20esimo, il 18esimo minuto se n'è andato per metà, ancora 0-0 tra Formia e Cervaro in una partita, l'abbiamo detto, che Mauro Pernarella deve vincere sia per dare un segnale alla dirigenza, sia per dare un segnale ai suoi giocatori dopo la sconfitta contro il Terracina in casa e la vittoria in trasferta contro l'Alatri, deve assolutamente il Formia mantenere un ruolino che gli permetta di restare a contatto con le prime della classe. In questo momento ci sono 3 punti a bocce ferme della 13ª giornata. Bello il break di Maresca che dribbla un avversario, poi lancia sulla destra Zaccaro che viene steso, non c'è fallo per l'arbitro, non c'è fallo, braccia alzate per Pernarella, Zaccaro sembra anche essersi fatto male sull'intervento dell'avversario,
dovrebbe trattarsi di Gennari che è andato in scivolata e ha steso Zaccaro per l'arbitro, non c'è fallo ma è rimasto a terra il numero 9 del Formia, è evidenti le proteste, evidente il dissenso di Mauro Pernarella per questa non chiamata dell'arbitro, si riprenderà con la rimessa dal fondo, nel frattempo ci sono le cure a Zaccaro, inutile rimarcare, facciamo questa volta ma lo facciamo praticamente sempre per quanto sia scontato, quanto sia fondamentale il classe 82 nell'economia del gioco della squadra di casa, anche e soprattutto da un punto di vista morale. Zaccaro è spesso l'uomo che accende la miccia quando ce n'è bisogno e che si carica la squadra sulle spalle a guidare i compagni d'attacco Raspaolo e Petronzio, che sono rispettivamente classe 94 e 94, necessitano dell'esperienza del loro capitano. Qui recupera palla Pepe in zona d'attacco, serve Maresca, c'è Petronzio sulla sua sinistra, lo serve male però, troppo centrale, soprattutto debole il passaggio del numero 10 del Formia, poteva servire Petronzio che si era, che aveva seguito bene l'azione sulla sinistra in area di rigore. Un'altra occasione persa per un passaggio sbagliato. Rimessa laterale, Maresca, dribbling all'interno dell'area di rigore, serve il gol proprio di Raspaolo. Palla messa in mezzo da Maresca, buca la difesa dell'Atletico Cervaro e il numero 11 mette in rete il gol dell'1-0 al 21esimo minuto. Si sblocca il risultato, Raspaolo in gol, Formia 1, Atletico Cervaro 0. Si è fatto perdonare l'errore nel passaggio di poco fa Maresca sugli sviluppi proprio di questa rimessa laterale. Il dribbling sulla linea di fondo campo, è entrato in area di rigore, ha messo il pallone in mezzo col mancino, ha bucato completamente la difesa del Cervaro questo pallone, si è avventato su questo Raspaolo e ha messo in gol sul secondo palo, battuto Germanelli, Formia avanti, gol importantissimo, adesso indica la testa proprio l'autore del gol come a dire stiamo nella partita, ne abbiamo fatto uno, non è finita qui, anche perché manca un'eternità alla fine, mancano 70 minuti se contiamo il sicuro recupero tra i due tempi. Intanto finisce giù Istrefi che ha anche quasi una reazione da terra. Formia prova a lanciare la propria azione d'attacco verso Petronzio, ha recuperato il Cervaro, ancora una volta però impreciso il tentativo di ripartenza dei giocatori ospiti, il pressing del Formia che funziona con Lucignano e Petronzio che entra nella di rigore, c'è un tocco, non c'è niente, l'arbitro fa segno di no e attenzione perché se non c'è niente a questo punto lo devi ammonire, però l'arbitro non fa nulla. Gabrielli è lì indietro, è stato un episodio dubbio al 22esimo, a cavallo tra il 22esimo e il 23esimo minuto, Petronzio è finito giù in area, attenzione che qui Raspaolo con una magia se n'era andato ma il pallone era uscito dal campo, diciamo episodio dubbio a cavallo tra il 21esimo e il 22esimo, è finito giù Petronzio in area di rigore dopo aver superato un avversario, l'arbitro ha chiaramente fatto segno di no. Si fa la guerra nel frattempo sul settore sinistro del campo nei pressi della linea del centrocampo, alla fine il fallo è per il Cervaro, l'arbitro si avvicina a sedare qualunque tipo di rivolta tra le proteste dei giocatori del Formia, fatta la vera e propria battaglia per la conquista del pallone, calcio di punizione per la squadra ospite che è sotto nel punteggio. Cappelli,
Lancio sulla destra, si sono scambiati i giocatori, adesso è venuto a destra Mazzarella. Impressione che si sono scambiati i terzini. Dato Ruffo a sinistra e Mazzarella è venuto qui a destra nella posizione più vicina alla nostra postazione. Probabilmente Fargnoli ne ha fin sui capelli di vedere la fascia sinistra perforata continuamente, evidentemente gli dà più sicurezza il numero 7 su questa fascia. Arriva il pallone a battere questa rimessa laterale, Giuseppe Lucignano. Protegge il pallone Zaccaro, che si gira molto bene, cerca la linea di fondo, placcato da due avversari, alla fine si perde il pallone, finisce il campo, rimessa dal fondo per Fabio Germanelli. Siamo al 25esimo, che se n'è andato per metà, Formia avanti 1-0, il gol al 21esimo minuto di Raspaolo, che ha sbloccato la partita, l'ha messa su dei binari positivi per il Formia, che deve assolutamente ristabilire tra le mura di Maranola il proprio fortino. Se ne va benissimo Petronzio e poi si va a infrangere sul muro eretto da Mazzarella. Il lancio sulla sinistra è buono per l'attacco di Strefi, che raggiunge la linea di fondo, mette il mezzo, pallone deviato, sarà calcio d'angolo. Deve fare attenzione il Formia, la partita è lunghissima, non può pensare con il vantaggio di avere vita facile contro una squadra che quando si avvicina a queste latitudini non ha mai perso la vittoria nella quarta giornata contro, in casa del Studio Minturno, no, in casa proprio contro il Studio Minturno per 1-0 e il pareggio in trasferta contro la Mistra all'1-1 alla quinta, diciamo che contro le squadre di questo comprensorio. Attenzione, arriva un'occasione, il pallone che finisce sul fondo. Sugli sviluppi di questo calcio d'angolo, mani in testa per il giocatore del Cervaro, che era arrivato sul pallone, non è riuscito però a deviarlo bene in porta. Buon per il Formia, torna indietro Gennari, è stato lui. Primo tempo che oltre il gol non ha visto moltissime occasioni. Qui non gestisce bene, pallone in copertura in anticipo, Pasquale Mazzarella, palla che finisce oltre la linea, rimessa per il Formia. La va a battere Lucignano con le mani, finta il lancio lungo, serve Pepe, la verticalizzazione a cercare Maresca. L'intercetto da parte dei giocatori del Cervaro che poi non riescono a ripartire. Ancora Festa, la palla per Sar, ci mette il piede Rufo. La fine del pallone che rotola nella zona di Germanelli. Prolunga di testa il pallone Gennari. Ancora Formia però che prova ad attaccare. Zaccaro addirittura va alla conclusione e costringe al tuffo Germanelli. Due palloni in campo. Ci ha provato Zaccaro da lontanissimo, eppure ha impegnato Germanelli. Attenzione a questo pallone che rotola verso la linea di fondo, non riesce a tenerla in campo Gabriele Grossi. La rimessa dal fondo sarà affidata al classe 99 Alexei Avgul, portiere che ha dato tanta sicurezza alla retroguardia del Formia. Spesso quando siamo qui tra le mura di Maranola a commentare le partite della squadra di casa, ci troviamo a marcare le lodi di Avgul, che sicuramente pecca in alcuni fondamentali, ma spesso, molto spesso, con interventi prodigiosi
tiene su la squadra. Pallone che va sulla destra dove c'è Istrefi, la sterzata verso il fondo, si allunga il pallone, finisce il campo, una reazione rabbiosa di Istrefi che calcia contro il muro. Effettivamente è un errore banale, qui si è allungato il pallone quando già era praticamente sul fondo campo, palla persa. La rimessa sarà per Avgul, siamo quasi alla mezz'ora, siamo per entrare nel 30° minuto di gioco di questo primo tempo. Il Formia l'ha sbloccata al 21° con Raspaolo, qui c'è un contatto tra capitani, viene fischiata la punizione però per il Cervaro, forse fuori gioco di rientro di Zaccaro che aveva subito un colpo però da Antonio Cappelli. Cresso va alla battuta di questa punizione sulla sinistra, stop di Rufo, combina con un compagno, ancora Rufo, finisce giù, riesce comunque a servire in qualche modo Giurini, opposizione di Raspaolo e fallo laterale per la squadra ospite, andrà a battere proprio il classe 99 numero, con il numero 2, invece no, la batte Grossi nonostante Rufo chiamasse il pallone. C'è stato un contatto poi proprio tra Grossi e un giocatore del Formia che sono finiti giù entrambi. Grossi ha lanciato un urlo anche per richiamare il direttore di gara che ha fischiato sì il calcio di punizione ma in favore del Formia. Si rialza Raspaolo, prezioso quindi anche in fase di copertura il numero 11, il lancio di Avgulla a cercare Zaccaro che con esperienza tiene la posizione, lamenta un tocco di mano con cui il Cervaro avrebbe recuperato palla, l'arbitro non fischia, avanza il Cervaro sul settore di destra, il lancio è in posizione regolare a trovare Cretella, Capraro. Cross però finisce oltre la linea di fondo campo. Ancora una rimessa per il Formia, Cervaro che non si è reso mai pericoloso tranne che al 25esimo in occasione di un calcio d'angolo, il colpo di testa di Gennari è finito comunque lontano dalla porta di Avgul. Formia che dà l'impressione di poter controllare l'inerzia del gioco, lascia anche giocare il Cervaro quando sono in possesso di palla, evitando anticipi che possono essere pericolosi. Cervaro che spesso si disinnesca da solo, arrivando sul fondo, perdendo palla, controllando male. Abbiamo visto anche dei passaggi sbagliati, qui intanto Sarr scalcia in avanti, rinviando il pallone che poteva diventare buono per Zaccaro, anticipato da Mazzarella. Cervaro che adesso però si fa quasi la guerra da solo, alla fine Capraro torna indietro, ancora Mazzarella. Cappelli fa girare il pallone, Istrefi, anzi no, è Gennari che lancia adesso per Istrefi, lo stop del numero 69, prova il dribbling col mancino, il pallone troppo schiacciato, guarda che finisce fuori, non di molto ma Avgul era nettamente sul pallone, tanto da poterlo controllare e prendersi questa rimessa dal fondo. Salta altissimo Cappelli a prendere il pallone di testa ma ha allargato il gomito colpendo Raspaolo, l'arbitro ha fischiato, la battuta di questa punizione è velocissima, Zaccaro ha cercato Raspaolo, Istrefi non stoppa il pallone, allora ancora Formia, Sarr allarga sulla destra bene per Agrillo che non riesce però a conservare il possesso, siamo vicini alla bandierina, il Cervaro riesce a uscire da una situazione anche un po' pericolosa col fraseggio, buono in questa fase, avanza sulla destra poi prova una verticalizzazione. Capraro si lamenta con Istrefi, reo di non aver intuito il taglio con il pallone,
continuato a scorrere sulla fascia destra, ha messo invece il pallone in mezzo ai due difensori, Antonio Capraro. Palla persa e Formia che può ricominciare con calma da dietro. Lucignano, Zaccaro che adesso è venuto sulla sinistra. Ancora un taglio in cui trova bene Petronzio, la palla per Maresca, si gira, serve Raspaolo in posizione regolare, Raspaolo, la palla esce, incredibile l'errore di Raspaolo davanti al portiere, ha messo il pallone sul fondo da ottima posizione, una bella combinazione dei giocatori d'attacco di Pernarella. Palla che è finita sul fondo al 35esimo. Attenzione, qui riesce a venire fuori bene Capraro, la palla in mezzo a Avgul in netto anticipo su Giurini, poi lancia subito per Pepe. Davanti Zaccaro lascia scorrere il pallone, si infila in mezzo a due avversari, infila in mezzo a tre, poi alla fine prende un calcione da Agnese che diventa il secondo ammonito di questa partita. Calcio di punizione per il Formia, ottimo il disimpegno di Zaccaro che è andato in dribbling, ne ha superati due, il terzo l'ha dovuto stendere andando dalla sinistra del campo verso il centro, stava puntando minacciosamente l'area di rigore. In questi casi poca scelta quella di Giuseppe D'Agnese, che ha preferito metterlo giù prima che la situazione diventasse ancora più pericolosa per i suoi. Si è beccata una munizione, conquistato un calcio di punizione, il Formia ha comunque la posizione interessante per mettere il pallone sul secondo palo, certo, a meno che uno tra Lucignano e Pepe non decida di calciare direttamente verso la porta di Germanelli. C'è sempre battaglia in mezzo, il cross proprio verso di lui di Lucignano, la palla che si alza, battaglia salta, ne esce il Cervaro, alla fine c'è anche il calcio di punizione fischiato in favore della squadra ospite da Ferruzzi. Lancio sulla sinistra, lo stop di Giurini, si gira, davanti a lui c'è Sar che gli sbara la strada, gli tocca anche il pallone, alla fine viene riconquistato proprio dal Formia. Pepe, Zaccaro, si gira bene, poi viene messo giù il fallo di Cappelli, spesso vanno a contatto i due capitani che si scambiano un gesto di pace, diciamo così. Raspaolo, venuto a destra a sinistra, si scambiano continuamente i giocatori d'attacco del Formia, non riesce a sfondare Lucignano, palla recuperata dal Cervaro, viene indietro a giocare il pallone Cretella, che deve superare il pressing di Gabrielli, che lo segue fino a dentro il campo, alla fine ci mette il piede e recupera palla, per un pelo Maresca non riesce ad alimentare l'azione offensiva, ma ancora una volta impreciso il Cervaro per questo lancio verso Zaccaro che deve inseguire il pallone, altrimenti il guardalinea non sbandiera, ma non c'è fuori gioco, la posizione è regolare, Zaccaro prova a entrare in aria, fermato, combatte, recupera il pallone Zaccaro, alla fine arriva anche D'Agnese che gli porta via definitivamente il possesso. Capraro per Cappelli, prova a respirare l'Atletico Cervaro dopo questa azione di pressing forsennato da parte dei padroni di casa. Zaccaro si accascia, attenzione, Zaccaro si è accasciato al suolo, si è fatto male Zaccaro, tutti col fiato sospeso, i giocatori e i tifosi del Formia, si avvicina Petronzio a controllare la situazione, deve aver subito un colpo ancora una volta in faccia, perché è lì che vanno a controllare, che va a controllare lo staff medico. Forse nel contatto con Cappelli in precedenza, terminato l'azione, poi si è accasciato al suolo, viene rimesso su,
seduto. Gioco fermo al 39esimo di gioco di questo primo tempo. Il Formia avanti grazie al gol al 21esimo minuto di Raspaolo, con una bella azione di Maresca che su un fallo laterale ha girato un avversario, ha guadagnato la linea di fondo, è entrato in area di rigore, ha messo in mezzo col mancino e ha trovato in mezzo proprio il suo compagno che ha battuto sul secondo palo Germanelli, siglando il vantaggio per la squadra di Pernarella, che cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo 4 partite senza vittoria. I 3 pareggi contro Roccasecca e Pontini in trasferta, in mezzo la gara casalinga con il Paliano, poi la sconfitta casalinga contro il Terracina prima della vittoria nell'ultimo turno contro la Latri fuori casa. Adesso deve trovare la vittoria tra le mura amiche per restare in scia con le squadre della testa della classifica. Sono 4 punti di distanza tra il Formia e il Cervaro, sesta e settima squadra di questo campionato. La possibilità, l'abbiamo detto in apertura, quindi con questa eventuale vittoria, con questi ipotetici 3 punti, di scavare un piccolo solco tra le prime 6 e tutte le altre. Ma soprattutto sono 3 i punti di distanza del Formia dal duo di testa Nitrella e Mistral, che in questa giornata si sfidano sul campo della capolista Nitrella. Poi il Ferentino e il Monte San Biagio, terza e quarta a 21 punti, che si sfidano sul campo del Monte San Biagio. Giornata fondamentale questa per gli equilibri in questo girone d'andata del girone D di promozione laziale. È rientrato in campo Zaccaro senza ulteriori problemi. Intanto c'è una rimessa laterale sulla fascia destra in chiara zona d'attacco. Maresca in mezzo a 2 prova a girarsi, gli scippano il pallone. Pressing però ancora asfissiante del Formia, deve andare di fraseggio per evitare di spazzare il pallone. Pallone che alla fine viene spazzato. Buca l'intervento Gabrielli, ma resta in possesso il Formia, che avanza sulla sinistra adesso con Lucignano. E con il destro aggira la difesa Raspaolo, che applaude il compagno. Pallone curioso questo, sembrava perso, ma la velocità di Raspaolo ad andare dietro i difensori ha costretto all'intervento la difesa del Cervaro e ha favorito questa rimessa laterale in zona d'attacco. Raspaolo con il mancino non trova Zaccaro, arriva Sar e tocca solo il pallone, ancora il pressing, alla fine è falloso quello di Pepe, fischia il direttore di gara, calcio di punizione per il Cervaro. Siamo nel 42esimo, sempre 1-0 il risultato. Formia che prova con il pressing a sfruttare le imprecisioni dei giocatori di Giovanni Fargnoli e conquistarsi delle importanti azioni in extra possesso, come si dice nel basket. Prendiamo in prestito questo termine. Cervaro che adesso gestisce. Gennari in avanti per Cretella, finisce giù. Per l'arbitro è tutto regolare. Maresca lotta, recupera il pallone Rufo, alla fine però è proprio Maresca, grazie all'interdizione di Sarra può lanciare Petronzio. Zaccaro, sono vicini i 3 d'attacco. Zaccaro bene dentro per Raspaolo, il tiro di Raspaolo e sono 2. Simone Raspaolo, ancora una combinazione con i compagni d'attacco, ancora Zaccaro questa volta a servire il numero 11, che batte di nuovo sul secondo palo Germanelli e fa il 2-0 al 43esimo. Formia raddoppia. Palla recuperata sulla destra da Sar e Maresca, il pallone per Petronzio che è sceso
tutto il campo in diagonale. Ha servito poi Zaccaro, che ha visto il taglio dentro di Raspadolo. Abbiamo detto, sono queste le armi del Formia, le combinazioni, i tagli in profondità. Raspadolo ha ricevuto il pallone servito dal proprio capitano e davanti a Germanelli, in una posizione non semplice per quel tipo di conclusione, perché molto defilato sulla sinistra. Bella diagonale sul secondo palo, raso terra, e ha segnato il raddoppio. Formia che quindi prova ad abbattere definitivamente le resistenze della squadra ospite. Qui si gira bene due volte Gabrielli, ma rischia di andarsi a mettere in un vicolo cieco. Per sua fortuna c'è Lucignano dietro di lui, servito Raspaolo in palleggio, sombrero su Dagnese, scatenato in questo momento Raspaolo, che sembra poter fare qualsiasi cosa. Palla in profondità, cercare Petronzio, interdizione di Gennari, palla in avanti, attenzione che può avanzare il Cervaro e pescare bene, finisce giù, non c'è niente, è finito giù Giurini. L'intervento di Avgul era sul pallone, le proteste dei giocatori del Cervaro che accerchiano il signor Ferruzzi. Pallone in profondità verso Giurini, in uscita Avgul. Sono arrivati entrambi sul pallone, c'è calcio d'angolo, vuol dire che Avgul ha preso il pallone. Si lamenta Giurini, noi in assenza di replay e soprattutto di Moviola, non abbiamo il VAR, dobbiamo fidare. Attenzione, arriva il gol improvvisamente dell'Atletico Cervaro, a rimorchio Capraro, che è andato a segnare sul rimorchio di questo calcio d'angolo. È andato a recuperare il pallone in rete, viene ammonito. Se è stato ammonito proprio Capraro. Ah, quindi non c'è il gol, c'è fallo di mano. Calcio di punizione, ha preso il pallone con la mano Capraro. Momenti concitati, ci siamo lasciati trascinare dalla situazione. Ringraziamo anche i tifosi che abbiamo vicino, che ci hanno aiutato a capire bene cosa è successo. Sul calcio d'angolo c'è stata una deviazione, poi sul secondo palo è arrivato il colpo di Capraro, che però è arrivato con la mano, quindi ammonito Capraro, che aveva segnato in modo irregolare al 46esimo praticamente. Tanto si continua a giocare, siamo oltre il 46esimo, siamo nel recupero. Attenzione, attenzione, qui può arrivare anche un cartellino, perché preso dalla rabbia Mazzarella ha calciato praticamente in direzione dell'arbitro, che lo sta ignorando perché ci sono tante discussioni. C'è stato un intervento duro probabilmente su Raspaolo, che infatti adesso finisce giù. L'arbitro sta cercando di calmare gli animi. Alla fine si chiariscono Lucignano e Cappelli. L'arbitro non ha dato altri cartellini in occasione di questo momento, l'abbiamo detto, abbastanza concitato, la partita che si è infiammata in questo finale di primo tempo. Adesso c'è il fallo laterale per il Formia. Deve avanzare la posizione Lucignano di questa battuta. Guarda lì, guarda, guarda lì. Zaccaro, fa una mezza magia. E finisce il primo tempo con un po' di patemi per il direttore di gara in questo recupero, ma il Formia è avanti grazie alla doppietta
di Raspaolo al 21esimo e al 43esimo, grazie alle azioni collettive e agli scambi del tridente d'attacco con la giunta di Maresca, che ha fornito l'assist per l'1-0, l'assist per il 2-0 invece è stato di Zaccaro. C'è stato un gol irregolare di Capraro di mano proprio al 45esimo, che è stato anche ammonito. Tante proteste da parte dei giocatori del Cervaro, la partita che si è infiammata in questo finale di secondo tempo, gli animi che si sono surriscaldati. Per fortuna di tutti e dello spettacolo è arrivato il fischio finale e noi ci vediamo tra poco proprio per il secondo tempo. Ed eccoci qui pronti per il secondo tempo di Formia Atletico Cervaro. Dal comunale di Marano, il Formia è avanti 2-0 grazie alla doppietta di Raspaolo. C'è stato un gol annullato al Cervaro nel finale del primo tempo, un tocco di mano di Capraro che è stato anche ammonito per, nel ribadire in porta, un altro colpo di testa su calcio d'angolo, mentre ci sono addirittura tre cambi per la squadra ospite all'inizio di questo secondo tempo. Adesso cercheremo di dirvi il prima possibile quali sono stati i cambi. Ho visto entrare per esempio con il numero 3 Cristian Grossi. Adesso pian piano, con l'andare avanti della cronaca, vi riusciremo a dare tutte le informazioni del caso. Dovrebbe essere di altri due, dovrebbero essere Rosato e Prisco. Adesso cercheremo di stabilizzare subito anche con giocatori che sono usciti dal campo, perché siamo piuttosto lontani con il sole in faccia, non abbiamo visto tanto bene la lavagnetta. C'è subito un fischio del direttore di gara, è iniziato il secondo tempo. Ricordo alle riprese le immagini che state guardando, c'è Nicola Dell'Anno in cuffia a raccontarvi la partita. Davide Guzzardi, Raspaolo in possesso di palla, al settore destra, supera un avversario, mette il pallone in mezzo, si precipita Petronzo sul pallone, c'è la copertura preventiva però della difesa della squadra ospite, serve un pallone. Tre cambi nell'intervallo per Giovanni Fargnoli nel tentativo di rimettere in piedi la partita. Sicuramente sono entrati con il numero 3 Cristian Grossi, classe 2000, e con il 18 e classe 82 Luca Rosato. Scende in mezzo al campo Grossi, proprio Rosato, tocca male per il pallone, lo recupera Maresca, lo dribbla in surplus. Petronzio subisce un contatto, per l'arbitro è tutto regolare, recupera palla Pepe, sempre prezioso in fase di recupero. Battaglia, sbaglia tutto, attenzione. Grossi, Cretella, la palla dentro di Rosato a cercare Prisco, quindi confermato che è Prisco, giocatore con la maglia numero 22, classe 95, la terza sostituzione. E qui c'è un fuorigioco abbastanza evidente di Zaccaro. Grossi, tocco di Cretella, però non si intende con Prisco che si lamenta, il numero 22 in modo anche abbastanza evidente. Sar, battaglia, alza il campanile, controlla Gennari,
verticalizzazione a cercare lo scatto ancora di Prisco, può uscire con calma Avgul a bloccare il pallone con le mani. Avanza un po', avanza questo pallo! Avgul la tiene per lanciare con il destro direttamente sul petto di Grossi, che arretra. Gennari, di prima Giurini, c'è però battaglia, il fuorigioco fischiato a Grossi. Calcio di punizione battuto, ma l'arbitro deve far ripetere la punizione perché stava parlando e sta ancora parlando con la panchina dell'Atletico Cervaro. È stato allontanato un elemento dalla panchina della squadra ospite. Cervaro che sicuramente dalla sua avrà da parlare sull'arbitraggio del signor Ferruzzi del Bamo Laziale. Noi dobbiamo fidarci, lo diciamo sempre nel corso della telecronaca, delle indicazioni dell'arbitro in mancanza di replay, di moviole. Ci fidiamo molto anche dei commenti che sentiamo qui sugli spalti da persone magari anche più attente, e questo è un po' paradossale, ma succede di noi. Zaccaro supera anche un intervento duro da parte di Strefi, il possesso però recuperato del pallone da parte del Cervaro, e combina nello stretto Grossi per Giurini. Alla fine Sar ferma tutto, combina con Battaglia e Pepe, ancora Sar, il pallone recuperato da Pepe, la scivolata di Giurini e poi alla fine il fallo di Sar che carambola sui Strefi e commette fallo. Allora, sicuramente è uscito Dagnese, Giuseppe Dagnese, che è stato ammonito proprio nel finale di primo tempo. Non vedo neanche Capraro in campo, quindi due ammoniti. Non vedo nemmeno Mazzarella, quindi dovrebbero essere loro i tre usciti nell'intervallo. Che quindi possiamo dare i cambi, sono usciti nell'intervallo, quindi è d'inizio del secondo tempo, Capraro, Mazzarella e Dagnese hanno fatto il loro ingresso in campo, invece Grossi, Rosato e Prisco per cercare di dare una scossa alla squadra di Fagnoli, mentre avanza Maresca ancora in dribbling, finisce giù, non c'è fallo e recupera palla all'Atletico Cervaro che prova a ripartire adesso con Giurini, si appoggia a Grosso, numero 10 si guarda attorno e serve Rosato e subisce un contatto, ci sarà calcio di punizione per la squadra ospite che può salire, può respirare. Siamo nel settimo minuto del secondo tempo. Formia avanti 2-0 con la doppietta di Raspaolo. Grosso, Rosato, si allarga il gioco a cercare Prisco, ancora Rosato, colpo di testa di Battaglia da allontanare, lascia rimbalzare il pallone Rufo, poi decide di cambiare, si torna indietro, si cerca di cambiare fascia con Gennari, allarga molto bene qui per il numero 9 Giurini, poi il pressing di Strefi gli consente di portare a casa un calcio d'angolo, no, non
l'ultimo a toccare è stato lui, quindi rimessa dal fondo per Alexei Avgul. Portiere classe 99 che è stato poco impegnato a dire la verità nel primo tempo, spesso i tiri dell'Atletico Cervaro sono finiti fuori dallo specchio della porta. Stato impegnato più nelle uscite. Attenzione, che questa è un'ottima possibilità. La palla che arriva, Raspadola! E si porta il pallone a casa! Simone Raspaolo segna il gol della tripletta, una ripartenza letale quella della Formia, arrivata addirittura dalla rimessa dal fondo di Avgul, che va ad aggiungersi ai festeggiamenti perché c'è tanto anche di suo in questo gol. Il lancio che ha trovato Petronzio, una situazione quasi di 2 contro 1 con Zaccaro e Petronzio, poi il passaggio di Petronzio verso Raspaolo che è freddo e lucido davanti al portiere. Lo ha battuto per la terza volta in questa partita. Se ne scappa via il Formia, la tripletta di Raspaolo, applaude il pubblico del Comunale di Maranola. Un gol che è soltanto di gioco partita e incontro, perché insomma 3-0, il Cervaro non è sembrato dare segni di vita degni di nota. E al nono del secondo tempo Raspaolo fa il 3-0. Adesso c'è ancora tutto il secondo tempo da giocare, sono passati 10 minuti. Zaccaro prova a far correre Pepe, che allunga le mani anche per proteggersi il pallone, per proteggersi il viso. Ma c'è il fischio dell'arbitro, calcio di punizione per Atletico Cervaro, che adesso deve trovare in questi 35 minuti che mancano alla fine della partita, più recupero, le forze e le energie, soprattutto mentali, di reagire e cercare di dare un senso alla sua partita. L'abbiamo detto spesso nel corso di questa cronaca, non ci sono state occasioni degne di nota da parte della squadra ospite, se non in occasione di calcio da fermo, 2 calci d'angolo su cui possiamo parlare per la squadra ospite, poi nient'altro. Nel primo tempo, in questo secondo, non sembra essere cambiata di molto la musica, tanto che nei primi 10 minuti il Formia ha già trovato il gol del 3-0 che simbolicamente può aver chiuso il discorso. Qui Petronzio si va a guadagnare una rimessa laterale. Formia che nella prossima giornata andrà a far visita al fanalino di coda di questo campionato, l'Aurora Vodice, ultimo al 18° posto, per cercare di continuare questo filotto positivo, soprattutto sperando in risultati favorevoli sugli altri campi già in questa giornata. Ricordiamo ancora, ci sono in campo Montesabbiagio e Ferentino in questo momento, quarta e terza in classifica. Alle 14:30 invece la Mistral scenderà sul campo della Nitrella, sono seconda e prima a pari punti. Formia può accorciare ulteriormente la classifica di testa. Il lancio di Zaccaro per Raspaolo, esce Germanelli. Strefi ci mette il piede, la difesa del Formia con Raspaolo.
abbiamo detto oggi in precedenza, prezioso anche in fase di copertura, il numero 11 oggi decisamente il migliore in campo. Quando fai una tripletta penso che sia abbastanza inevitabile, attenzione perché qui a Grillo va abbastanza duro sui strefi, l'arbitro non fischia e va anche a parlare col numero 69, per lui reo di aver accentuato in questa caduta. Un po' di confusione in questo momento anche per capire chi deve battere il fallo laterale. Alla fine il pallone viene restituito al Formia che aveva messo fuori Avgul. Raspaolo, battaglia, sale in pressing il Cervaro e recupera con Grossi. A Grillo in scivolata, prende Grossi non per l'arbitro. Sar, Pepe, Maresca, Zaccaro. C'era Petronzio che poteva affondare con campo libero davanti dalla parte opposta, si sceglie Zaccaro che guadagna una rimessa laterale, no, il pallone gli carambola addosso e lui l'ultimo a toccare, la rimessa sarà per l'Atletico Cervaro. Colpo di testa di battaglia, Rosato si appoggia a Rufo. Lo scatto sulla destra, corre veloce Giurini, pallone spazzato in fallo laterale. Ci sarà cambio ancora per il Cervaro, esce con il numero 21 Gennari. Non ho visto male, dovrebbe entrare Colella. Col numero 93, sì, è entrato Filippo Colella. Al quarto d'ora del secondo tempo. Rimessa laterale per il Cervaro in zona d'attacco che prova a dare una scossa alla sua partita. La palla in mezzo, il colpo di testa di Sar, prova a uscire prepotentemente, ci riesce perché soffia il pallone anche al capitano Cappelli. Poi serve Pepe, la palla sulla destra per Raspaolo che corre, si riversano davanti i giocatori del Formia. Pepe dietro c'è Grillo, serve però ancora Raspaolo, di nuovo Pepe. Si vanno ad isolare i due, ancora uno scambio, poi Pepe si appoggia in dito per Agrillo, tenta una variazione sul tema e Formia perde palla recuperata da Maresca, però è da... Sì, da Maresca, sulla tre quarti, cambio di gioco, Zaccaro, serve lo scatto di Lucignano, deviazione in calcio d'angolo. Se i risultati che abbiamo in diretta sono, attenzione perché seguiamo prima questo calcio d'angolo, palla messa fuori, Lucignano in mezzo, troppo lungo per tutti, palla che rotola fuori. Dicevamo, se i risultati che abbiamo a disposizione sono corretti nelle partite, chiaramente aspettando quelle delle 14.30 dove c'è Anitrella Mistral, adesso l'Ermada pareggia 1-1 contro lo Sporting Vodice. Telmonte San Biagio dovrebbe essere avanti 2-1 sul Ferentino. Con il Pontinia che dovrebbe essere avanti 2-1 sul Monte San Giovanni Campano.
Pontina che ha anche una partita in meno, quindi se dovessero arrivare i 3 punti in questa partita salirebbe a 23 con la possibilità di salire poi la solitaria in vetta. Te ci avvisano che il Ferentino sta pareggiando 2-2 in casa del Monte San Giovanni Campano. In questo caso andrebbero entrambe a 22 punti a Monte San Biagio. Non penso di aver detto una cosa per un'altra. Ringraziamo sempre il gentilissimo pubblico sugli spalti che mi avvisa di ogni castroneria che dico. Mentre c'è l'ultimo cambio per l'Atletico Cervaro, esce con il numero 2 Davide Rufo. Cerchiamo di capire chi entra con il numero 91 Massacesi. Siamo quasi al 20° di gioco, siamo nel 19° minuto del secondo tempo. Ha esaurito i cambi Atletico Cervaro, ancora niente invece sulla panchina del Formia. Ci sono 6 giocatori a scaldarsi, praticamente tutti. Mentre viene fischiato un calcio di punizione in favore della squadra di casa. Chiediamo scusa ai nostri amici telespettatori se abbiamo seguito magari poco le azioni in campo in questo piccolo frangente di secondo tempo, ma anche la situazione di punteggio e un ritmo sicuramente non elevato in questi primi 20 minuti della ripresa ci hanno permesso di darvi magari qualche aggiornamento sulla situazione. Formia con questi 3 punti salirebbe a quota 23, dove sono Anitrella e Mistral in testa alla classifica, quindi pareggerebbe i conti con le prime 2 della classe in attesa poi della partita delle 14:30 proprio tra queste 2 squadre. Il tiro di Zaccaro che rotola, diventa facile per Germanelli andare a bloccare. Un'altra palla recuperata da Maresca, che sta facendo anche lui una partita davvero su altissimi livelli. Finisce giù Grossi sull'opposizione di Sar. Calcio di punizione già battuto dalla squadra ospite. Palla per Cretella. Fida battaglia, palla poi impatta su Gabrielli, le proteste del Cervaro, bel lancio di Zaccaro completamente sbagliato per... c'è il lancio per Petronzio completamente sbagliato, palla troppo lunga, diventa buona per Germanelli, può tentare quindi di imbastire un'azione offensiva il Cervaro. Abbiamo superato il 20° minuto. Prisco. Grossi lancia sulla destra, c'è la buona copertura di Lucignano per la fine. Gabrielli a chiudere definitivamente l'azione, può avanzare Petronzio, c'è Zaccaro che si muove bene sulla destra, pescato benissimo Zaccaro, difende il pallone, finisce giù e c'è calcio di punizione dal limite dell'area e ci sarà il cartellino giallo per Istrefi. Punizione dal limite, Zaccaro aveva difeso bene il pallone, si è fatto, diciamo la verità, con tanta esperienza, a tamponare dal numero 69, che si prende una munizione nel 22° del secondo tempo. C'è un calcio di punizione dal limite, sono i classici calci di punizione che non sappiamo tanto bene come interpretare, perché si è molto vicini all'area e questo è un fatto positivo, ma magari si è troppo vicini per far abbassare in tempo il pallone dopo averlo calciato per farlo passare sopra la barriera. Avrebbero la punizione a foglia morta di corso, farà anche un po' di storia del calcio, soprattutto italiano.
Zaccaro, Pepe e Raspaolo sul pallone un po' più defilato. Raspaolo penso che non andrà lui alla conclusione, dopo la tripletta si può anche placare un po', andrà con ogni probabilità Zaccaro. Invece la finta va col mancino ed è un capolavoro di Marco Pepe, il mancino direttamente nell'incrocio dei pali, non può far nulla Germanelli, 4-0 per il Formia e a questo punto game, set and match per la squadra di casa. Un vero capolavoro, abbiamo detto, quei calci di punizione che non sai tanto bene come interpretare, alla fine la finta di Zaccaro è andato col mancino Pepe e c'era probabilmente un solo e unico modo per segnare questo calcio di punizione e Pepe ha messo col mancino il pallone direttamente nell'incrocio dei pali sul palo di Germanelli, che forse poteva fare qualcosa di più, ma con molta probabilità non c'era davvero nulla da fare. Ha messo il pallone Pepe nell'unico posto dove era impossibile andarlo a togliere. Attenzione, attenzione, qui cerca di dribblare il portiere. Prisco ci riesce quasi, ma finisce il campo per fortuna del Formia. Pallone che finisce sul fondo. Attenzione perché comunque la partita non è finita, siamo nel 25esimo minuto, ne mancano 20, poi sarà il recupero per chiudere questa partita. Sì che 4-0 è un risultato assolutamente comodo per la squadra di casa, ma l'azione immediatamente successiva hanno rischiato e non poco. Zaccaro che prova a prolungare per Petronzio di testa, il pallone finisce dalle parti di Germanelli. Colella, Grossi che mette giù, continua il pressing della squadra di casa, ne esce bene Atletico Cervaro che subisce anche un fallo, era finito giù Giurini, calcio di punizione per la squadra ospite. Negrossi in mezzo al campo, la palla scalciata, un po' di flipper, alla fine ne esce vincitore Sar. Raspaolo lancia per l'ennesima corsa di Petronzio che fuma Colella, però è solo, mette il pallone al rimorchio, all'indietro per Zaccaro, Zaccaro in area di rigore, Zaccaro alla fine si mette davanti Antonio Cappelli e protegge la rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo per Fabio Germanelli. Tocco di Rosato, mette in apprensione Battaglia che deve mettere il pallone in fallo laterale. Rimessa con le mani per l'Atletico Cervaro in zona d'attacco, se ne incarica Alessandro Istrefi. Deve arrivare pallone direttamente dalla panchina. Atletico Cervaro che quindi resterà a quota 16 in classifica. Da qui il pallone si perde sul fondo. E Formia che quindi può scavare il fosso che dicevamo in apertura di cronaca con le squadre che sono oltre il sesto posto e rendere quindi la vittoria del campionato, soprattutto i piazzamenti importanti, una questione tra sei squadre: Anitrella, Mistral, Ferentino, Monte San Biagio, Pontinia e Formia. Sar
Pepe la palla per Raspavole, per Petronzio in posizione regolare, si divora il gol Petronzio davanti al portiere, ha calciato Germanelli, ha fatto una buona opposizione coprendo il primo palo mentre c'è stato il cambio, è uscito Raspaolo. Palla in mezzo, Battaglia salta vuoto, palla dentro, calciata fuori, Trio ha preso un abbaglio clamoroso, non è uscito Raspaolo, chiedo scusa ai nostri amici in ascolto. Pepe, Sar proprio per Raspaolo, l'ho fatto uscire prima del tempo, Sar, ancora Raspaolo, di nuovo Sar, scambi continui tra i due, alla fine si torna indietro direttamente da Avgul. In pressione Cretella, Avgul spazza in avanti, Pepe, ancora Sar, di nuovo Pepe, il dribbling di Pepe, allarga il pallone sulla sinistra dove è avanzato Lucignano, rientra nel campo con il destro in mezzo Zaccaro, la palla sfiora il palo sul colpo di testa ancora del capitano. Rimessa dal fondo ancora per Germanelli che tante volte ha dovuto raccogliere il pallone dal fondo del campo e quattro volte dall'interno della propria porta. Mentre si preparano i cambi, o almeno un cambio per il Formia. Dovrebbe uscire Maresca. Adesso vediamo. Esce sì con il numero 10 Giovanni Maresca, entra con il numero 15 Michael Lucchetta. Gli applausi del pubblico di casa per il proprio numero 10, autore davvero di una partita maiuscola, se non fosse per la tripletta di Raspaolo qui ci sarebbe anche da discutere sul migliore in campo, e lui è sicuramente uno che fa parte di questa partita per decidere il migliore di quest'oggi. Davvero davvero una gara impressionante per quantità e soprattutto qualità. Sar. Oggi davvero è difficile trovare qualcuno del Formia che non sia stato protagonista di una grande prestazione. Eccolo Lucchetta, combatte con Colella. Riesce a venirne fuori la difesa del Cervaro. Attenzione perché qui Lucchetta rinviene per un attimo, gli scippa il pallone. Poi ancora Colella, aiutato da Grossi. Poi arriva Grillo. La palla in mezzo di Grillo, troppo profonda per tutti, si perde oltre la linea di fondo campo, la rimessa per Germanelli, siamo nel 32esimo del secondo tempo, siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di questa partita, Formia comodamente avanti 4-0, due gol per tempo, la tripletta di Raspaolo, poi la perla di Pepe su calcio di punizione. A mettere il lucchetto e il sigillo a questa partita, è una prestazione del Formia che testimonia anche con il punteggio quanto di buono visto in campo dopo la prima sconfitta sulla panchina formiana per il redivivo Mauro Pernarella. Sono arrivate a questo punto e dobbiamo dirlo, due vittorie. Sembra davvero improbabile, insomma, che il risultato a questo punto cambi, se non nel numero di gol. La vittoria in trasferta contro la Latri e poi questo roboante
4-0, arrivato in quello che poteva essere considerato più o meno uno scontro diretto. Sì, che c'erano 4 punti di distanza, ma si tratta comunque della sesta e della settima squadra in classifica prima di questa giornata, chiaramente. 4-0, ma soprattutto contro una squadra, Atletico Cervaro, mentre qui Sarra stende grossi contro un avversario, e l'abbiamo detto, che quando si avvicina a questo comprensorio ha sempre portato a casa almeno un punto. La vittoria contro il Studium in turno e il pareggio contro una delle corazzate di questo campionato, la Mistral, fuori gioco di rientro intanto qui di Petronzio. Poi comunque, considerando le squadre un po' più vicine a Formia rispetto alle trasferte romane, c'è stata la vittoria in trasferta contro il Monte San Biagio e la vittoria sempre in trasferta a Cassino contro il Real Cassino. Insomma, l'Atletico Cervaro poteva essere un test, doveva essere un test, e lo è stato. Formia l'ha superato brillantemente, senza dargli possibilità di esprimersi, sfruttando anche tanti errori della squadra ospite, ed è meritatamente avanti 4-0. Calcio d'angolo per l'Atletico Cervaro, già battuto. Romani l'1 contro 1, e guadagna un altro calcio d'angolo Giurini. 5 uomini, 6 in area di rigore, pronti per la battuta di testa. Ancora Giurini vicino al punto di battuta, di nuovo lo scambio che favorisce proprio il numero 9, che mette in mezzo col mancino e colpo di testa di Massaccesi, finisce sul fondo. La rimessa è per Avgul. Quando siamo al 35esimo, ultimi 10 minuti di gara, poi sarà il recupero e sarà chiaramente al direttore di gara capire se sarà utile o meno assegnare dell'extra time in questo secondo tempo, che difficilmente vedrà cambiare gli equilibri di questa partita. Atletico Cervaro che invece tornerà tra le mura amiche contro il Roccasecca nel prossimo turno. Possibilità per la squadra di Fargnoli di rimettersi in carreggiata contro una squadra sulla carta inferiore. Sulla carta, ripetiamo. Calcio è bello proprio perché si possono sovvertire i pronostici tante volte no, come quest'oggi. Avanza Pepe, c'è Lucchetta in posizione centrale, poi servito Petronzio, si alza la bandierina del guardalinee, fuori gioco. C'è qualche dubbio su questa segnalazione sulla posizione di partenza del numero 7 del Formia, mentre si prepara un altro cambio. Questa volta sì, uscirà Raspaolo, se non vedo male. Ho fatto uscire, penso, abbondanti 10 minuti prima Lucchetta, proprio per Raspaolo che gioca l'ultimo pallone della sua partita. Lo gioca male perché lancia Zaccaro, in sé per sé non era un brutto lancio, non fosse che in questa situazione di punteggio il capitano del Formia preferisce far riposare il motore. E arriva il cambio, esce con il numero 11, l'assoluto protagonista di questa partita, Raspaolo, entra con il numero 17, il classe 99, Antonio Cannella. Gli applausi inevitabili di tutto lo stadio comunale di Maranola per il giocatore che con la sua tripletta ha messo al sicuro la vittoria quest'oggi e riporta il Formia alla vittoria in casa dopo l'ultimo stop. La prima sconfitta casalinga contro il Terracina, dopo anche il pareggio 2-2 contro il Paliano. L'ultima vittoria in casa era quella della settima giornata contro il Monte San Giovanni Campano. Pepe,
Larga per Lucignano che viene steso, calcio di punizione. Continuano a cantare i tifosi del Formia, ne hanno ben donde la partita su binari assolutamente favorevoli. Può lasciar passare i minuti in maniera tranquilla la squadra di Mauro Pernarella. 4-0, il punteggio maturato fino a questo momento, ricordiamo nella prossima giornata, ricordiamo perché l'abbiamo detto già nel corso di questa ripresa, attenzione, colpo di testa qui di mancato da Zaccaro, rimessa laterale, va a battere proprio il nuovo entrato. Chetta si fa strada in area di rigore, alla fine riesce a uscire il Cervaro. Prisco, Colella ancora Prisco, appoggio per Grossi che ha giocato davvero in ogni posizione di campo quest'oggi e ovunque serva il numero 10, tanto lavoro difficile per lui ma sicuramente uno dei più positivi della squadra ospite. Però oggi davvero non ha trovato il bandolo della propria matassa da sbrogliare. Ecco ancora Grossi, supera Lucchetta, serve in mezzo Rosato, alla fine si va da Cretella con il destro, un pallone che può mettere fuori Gabrielli. Petronzio per Zaccaro che continua a correre, è una partita infinita la sua, serve ancora. Ancora Petronzio e mette il pallone in mezzo e in chiusura Colella, spaventato dalla presenza di Pepe, non vuole correre rischi e la mette in calcio d'angolo. Vince il Pontinia, vince il Ferentino, se non ho capito. Attenzione, colpo di testa e il gol di battaglia, mettere il sigillo definitivo a questa partita, mancava un po' il gol in casa di battaglia, è tornato il numero 5 che svetta di testa al 40esimo minuto del secondo tempo e fa cifra tonda 5-0 del numero 5. E penso che davvero sia tutto al comunale di Maranola, ne continueremo chiaramente la cronaca fino alla fine, ma con questo gol battaglia davvero messo il sigillo alla partita. Noi eravamo tutti preoccupati di dare altre informazioni sulle altre partite, nel frattempo questi continuano a giocare, il Formia ha messo il punto esclamativo con il colpo di testa del proprio ariete. Un uomo che di gol in casa ormai ne ha fatti, sta cominciando a diventare una cifra e soprattutto un fattore. Penso che con questo siano 5 gol in casa, se vado a memoria, di battaglia. Davvero un talismano quando si gioca da queste parti. 5-0 del numero 5, sarebbe bellissimo se fosse il quinto per i diamanti della Cabala. Palla in profondità, scatta in posizione regolare Cretella ci prova direttamente tra le braccia di Avgul. Palla in profondità, scatta ancora Petronzio che sembra avere benzina infinita. Chiaramente a spese poi della lucidità quando si trova sotto rete, il tiro o cross comunque è stato sbagliato e non di poco. Ed esce stremato, gli applausi del pubblico meritati anche per il numero 7, Jonathan Petronzio, ancora una partita di enorme generosità. Corso, non si è fermato mai, praticamente fino a questo momento non ha avuto modo di fermarsi.
cerchiamo di capire chi è entrato. Deve essere entrato Michael Autore con il numero 20. Il terzo cambio per Narella. Avanza Pepe, la palla per Cannella in posizione irregolare, fuori gioco. Calcio di punizione per il Cervaro, rimettono le casacchine i giocatori in panchina per il Formia, quindi penso che non ci saranno altri cambi, manca poco alla fine, siamo nel 43esimo minuto, 5-0. Cifra tonda per il Formia che ha dato un segnale chiaro a questo campionato. L'arbitro è anche abbastanza fiscale e fa ripetere il calcio di punizione. I giocatori del Cervaro penso gli abbiano detto proprio questo, ma la situazione in cui siamo, anche un bel chi se ne frega tante volte. Vabbè, l'arbitro però fa il suo lavoro. Prisco avanza e si para davanti Pepe, deve cedere il pallone, alla fine lo recupera Sar, alza un campanile su cui si avventa di testa bene Lucchetta, poi scatto in posizione irregolare di Zaccaro, passaggio proprio di Autore, un attimo di troppo però atteso per servire in profondità il proprio numero 9, il proprio capitano. Ci sono altri cambi per il Formia, esce con il numero 4, il giocatore che ha messo il sigillo prima che arrivasse il punto esclamativo di battaglia con una magia sul calcio di punizione, il mancino che ha levato le ragnatele dall'incrocio dei pali al 44esimo, esce Pepe al suo posto Gianluca Nulli. Siamo praticamente alla fine, manca un minuto. Poi sarà recupero. Chiaramente vedremo se ci sarà recupero. Al momento non vedo indicazioni. Le scopriremo alla fine dell'ultimo giro di lancette di questo secondo tempo. Che non arriva, infatti arriva il fischio finale di Ferruzzi e finisce qui 5-0. Il Formia ritorna a costruire le mura del fortino di casa, la tripletta di Raspaolo, poi la magia su punizione di Pepe, prima del solito colpo di testa in casa di Antonio Battaglia, si riprende la squadra di Pernarella che fa 2-2 nelle ultime partite, ritorna a vincere in casa da 3, 4, 5 partite dalla settima giornata contro il Monte San Giovanni Campano, una prestazione maiuscola della formazione quest'oggi che non ha lasciato scampo l'Atletico Cervaro e in attesa di Anitrella Mistral il Formia si porta a pari punti con le due squadre di testa, chiaramente poi avremo il risultato finale anche di Ferentino Monte San Biagio, ma considerando le bocce ferme, considerando solo questa partita, si porta a 23 come Anitrella Mistral in attesa proprio della partita delle 14:30 tra queste due squadre. E con i giocatori del Formia che vanno a risultare sotto i propri sostenitori, da Nicola Dell'Anno alle riprese, Davide Guzzardi alla telecronaca, dal comunale di Maranola per Formia Atletico Cervaro è tutto, restate con noi per le interviste del post partita e poi sempre con noi con tutti gli appuntamenti, sempre qui, sempre su Telegolfo. Siamo con il signor Aceti, direttore sportivo del Cervaro, è appena finita una partita dove la vostra squadra sembra non essere riuscita quasi mai a trovare il bandolo della propria matassa, il punteggio è pesante, come si esce da questo campo per trovare di nuovo le forze e rimettersi in carreggiata?
Certo, si esce sconfitti con una sconfitta pesante, come dicevi tu. Si pensa al proseguo, noi siamo una squadra neuromossa, dobbiamo salvarci per poi l'anno prossimo gettare le basi per fare ancora meglio. Stiamo provvedendo con l'apertura del mercato di cercare di rinforzarci, tutto qua, niente di più. La partita comunque, o meglio, il campionato fino a questo momento in ogni caso non aveva parlato male di voi, eravate al settimo posto, soli 4 punti dal Formia con cui vi sfidavate quest'oggi, quindi comunque c'è tanto di buono da prendere nel campionato fino a questo momento, soprattutto per una squadra neopromossa. Sicuramente, difatti noi proseguiamo per la nostra strada facendo bene bene ogni partita e dire pure noi la nostra durante il campionato. Una piccola nota tecnica, se me la permette, paradossalmente la squadra è sembrata quasi liberarsi di un peso dopo aver subito magari il terzo gol e si è cominciato a vedere, soprattutto sotto pressione, tanti ottimi scambi nello stretto quando magari invece nel primo tempo molto spesso si perdeva palla su passaggi magari anche banali. Non so se questa è una caratteristica particolare, però si è visto. Un'ottima osservazione, magari la pressione era tanta, sul 3-0 magari nessuno, è impossibile recuperare, quindi giochi con più scioltezza, è qualcosa di riesce più semplice perché giochi più tranquillo, perché ormai la partita è andata, tutto Adesso qua. si torna in casa contro il Roccasecca. Se la salvezza è l'obiettivo, questo è praticamente uno sconto diretto perché Roccasecca naviga comunque nelle posizioni di bassa classifica, bocce ferme al 14° posto. Come ci si riprende dopo una sconfitta del genere per affrontare una partita che è comunque fondamentale in casa da fare punti per la salvezza? Beh certo, durante la settimana si lavorerà come sempre, si andrà a vedere dove si è sbagliato, l'approccio sia mentale, sia fisico che tecnico, e per poi riprenderci 3 punti domenica, che è uno scontro diretto per salire sempre di più e non rimanere lì giù, tutto qua. Siamo con l'assoluto protagonista di quest'oggi, Raspaolo. Prima domanda classica, ti sei portato il pallone a casa? Sì. Ok, perfetto. Allora, di una tripletta, nel caso in cui mi dispiace per voi, vi state vedendo solamente le interviste. Una partita c'era bisogno di una risposta importante e forte in casa, dove non si vinceva dalla settima di campionato, eravate imbattuti fino all'ultima in casa contro Terracina. Dopo la prima sconfitta della gestione Pennarella è arrivata la vittoria fuori casa, serviva la vittoria in casa, avete dato la risposta giusta. Sì, più di questo non si poteva fare, è una grande prestazione di tutto il gruppo, siamo una famiglia all'interno dello spogliatoio, ringrazio i compagni per la tripletta, solo merito loro se faccio gol, poi le cose vengono da sé, mister è una persona eccezionale, ci dà carica, fiducia e possiamo solo far bene. C'è una domanda che mi preme farvi: che lavoro avete fatto a livello di preparazione? Cioè, almeno voi tre davanti, perché tra te, Petronzio e Zaccaro, è un moto perpetuo dal primo all'ultimo minuto, correte in una maniera impressionante e vi fermate solamente quando e se arriva il cambio. Io vi devo chiedere che lavoro di preparazione avete fatto. No, un lavoro mentale, ci aiutiamoci là davanti, come ho detto prima, tutto il gruppo, siamo una famiglia, l'uno corre per l'altro, solo così si possono fare grandi risultati. Il calcio di punizione, che è arrivato a segnare il 4-0, eravate sul pallone tu, Zaccaro e Pepe. Avete deciso di lasciarti, hai lasciato il pallone perché avevi già segnato una tripletta o è lui che deve battere le punizioni da quel punto di campo? No, no, lì Marco Pepe quando è al limite le tira lui, il 90% è sempre gol. E infatti è entrata. Adesso parliamo un attimino della classifica. Eravate lì a portata di tiro, a 3 punti da Anitrella e Mistral in testa, chiaramente con il Pontina con una partita in meno. Adesso chiaramente il gioco si fa tra le prime 6 del campionato, perché con questa vittoria avete scavato un solco tra la sesta e la settima posizione. Adesso ce la si gioca e tra 6 squadre fino alla fine, almeno di questo girone d'andata, perché poi siamo chiaramente ancora nel girone d'andata. Quanto è importante, nonostante quella battuta d'arresto durata 4 partite che non vi hanno visto arrivare ai 3 punti, essere comunque a portata di tiro. Adesso chiaramente la partita si giocherà alle 14:30 oggi tra Anitrella e Mistral, essere lì per giocarla fino alla fine. Sì, la battuta d'arresto c'è stata, però
già l'ho detto in un'altra intervista, noi guardiamo sempre in casa nostra. Noi siamo il Formia, a me non me ne frega Nitrella, Mistra, il risultato. Ci godiamo questa vittoria e martedì riprendiamo la settimana d'allenamento. Anche perché si va a giocare contro l'Aurora Vodice, ultima in classifica, è il momento giusto questo del campionato per rimettere in fila una serie di vittorie, presumendo che contro l'ultima in classifica è sempre una partita abbastanza complessa, perché si può scivolare sulla classica buccia di banana, ma c'è appunto da rimettere in fila una serie di vittorie per dire definitivamente la vostra per quanto riguarda la lotta alla vittoria di questo campionato. Sì, sì, noi domenica andiamo a Sabaudia, la partita più difficile secondo me del campionato, con l'ultima. Vai lì mentalmente che devi vincere, fai la partita tua e devi portare i risultati a casa se vuoi continuare a stare là sopra. Adesso per chiudere con i complimenti, qual è stato dei tre gol secondo te il più bello che hai fatto oggi? Il primo. Ok, allora grazie.